buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dell'ultimo acquisto della Roma, cioè l'ultimo per ordine cronologico e probabilmente anche l'ultimo della sessione di mercato 2016 di gennaio, diciamo, perché tipo manca 3 o 4 ore adesso che sto registrando alla fine del mercato. Sto parlando di 6 Perotti, 48. Detta sta stronzata, Perotti arriva a Roma. Che ne pensi, Sic? Come tutti, cioè ovviamente ormai tutti mi chiedono. Che ne pensi di Mario, che attraverso la strada di fronte a Trigoria possibilmente giocherà con noi nel 2050? Mario ha 8 anni. Che ne penso di Perotti? Allora, Perotti a me come giocatore mi piace moltissimo. È forte, ha un bel dribbling, ha una velocità buona, riesce diciamo a inquadrare la porta, a differenza di come faceva Gervinho. Però io, come già vi ho detto, sarei ipocrita se non lo dicessi più. Io sicuramente a lui preferivo un Eder che comunque è arrivato a 10 milioni all'Inter. Probabilmente potevi permettertelo anche tu, Eder, a 10 milioni se sei preso Perotti. Però comunque, ovviamente, adesso che Perotti è arrivato a Roma, per me è il giocatore più forte del mondo. Ovvero no, cioè non è che punto a esaltare i giocatori che arrivano a Roma solamente perché è arrivato a Roma. Punto a dire che Perotti è arrivato a Roma, di conseguenza si tifa però. È arrivato Perotti e si tifa Perotti. Ci crede lui, secondo me ha una grande chance quella di affermarsi in un grande club, perché nonostante lo stia facendo molto bene, comunque da Genoa a Roma ovviamente fa un passo avanti nella sua carriera. Secondo me può fare molto bene qua. Cioè ovviamente se Spalletti riuscirà a valorizzarlo, secondo me può tranquillamente entrare nell'11 titolare. A Genova ha fatto vedere grandissime cose. Abbiamo visto delle foto in cui ha riabbracciato Iago Falche. È stata un'emozione fantastica anche per me, che l'ho vista da fuori. Due compagni che diciamo hanno tirato in alto il Genoa. Siamo riusciti a portarli entrambi a Roma. Verrebbero diciamo teoricamente a fare le riserve, in quanto c'è Salah da una parte e lo Shaarawy dall'altra, che sono diciamo dei punti fermi per la Roma, almeno per come si è visto prima parte di El Shaarawy. Si è visto che Spalletti ha fiducia in lui. Più che altro sono rimasto un po' così, che non abbiamo preso né un terzino nell'ultimo giorno né un difensore centrale. Sono rimasto un po' male. Mo vediamo. Comunque ovviamente ne parleremo in un video che uscirà tra giovedì, venerdì, del mercato della Roma. Parleremo anche del mercato di tutte le altre squadre. Faremo dei video ovviamente. Adesso parliamo di Perotti. Finiamo parlando di Perotti. Allora, Diego Perotti non è male, può giocare a destra e a sinistra, fa belle incursioni, segna parecchio. Quando non segna fornisce assist. Se si arma un pochino col cervello, magari riesce a giocare pure una trentina di partite su 38 invece che 20, perché al Genoa ogni tanto gli partiva a Brock, litigava con Berardi e venivano espulsi tutti e due a cazzo in ogni Genoa Sassuolo, visto che domani c'è il Sassuolo. Per favore, non farti espellere, cazzo. Detto questo, allora, io ragazzi non ho veramente più niente da dire su Perotti. Video veramente corto, però ragazzi, questo dovevate sapere, questo penso serviva a prenderlo, perché comunque avevamo venduto Gervinho e Turbe, servivano due sostituti, abbiamo preso Shaarawy e Perotti, due che non c'entrano un cazzo con quelli che abbiamo venduto come doti. Però bene così, perché Gervinho e Turbe ultimamente non erano più diciamo integrati nel progetto spallettiano. Adesso cambiando appunto, diciamo, ha dato il via Spalletti al suo acquisto, perché ha detto che comunque, io lo ripeto, può diciamo usarlo come usava Perotta. Scusate il gioco di parole. Adesso lo userà Perotti. Mi piace che Spalletti diciamo faccia il mercato insieme a Sabatini. Non è né un Garzia che diceva a Sabatini bella fai te, né un Mancini che dice faccio io, perché sinceramente ovviamente ognuno ha i suoi ruoli, però bisogna confrontarsi. Detto questo, io sapete come la penso, do 6 e mezzo a questo acquisto, sperando che comunque mi sorprenda e vada tipo ad arrivare a 9. Il mio video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cagare un dislike. Ci vediamo domani con il resoconto giornaliero dell'ultima giornata di campionati di Serie A. Questa settimana non uscirà il resoconto dei campionati europei, soprattutto perché la Serie A ha fatto veramente cagare, sono stati anti 0-0, campionato inglese non c'è stato. Lo spagnolo c'è stato giusto Atletico Barça, bella partita, ma poi il resto 0-0, nisbanata, non mi è piaciuto niente. Quindi magari ne parlerò settimana prossima, o magari anche verso giovedì, che c'è la Serie A e c'è anche la Premier League col turno infrasettimanale. Ora vediamo, intanto vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video ha fatto cagare un dislike, buon ciao e ci vediamo ad un prossimo video.